Torna al Carnera, un super classico degli ultimi anni della Serie A2, ovvero la partita attesa dai nostri tifosi, ovviamente, e anche da noi contro la Tezenis Verona, un avversario la cui classifica in questo momento è estremamente bugiarda e un avversario di primissimo livello. Avversario che ieri sera è stato impegnato nel recupero contro Treviglio, è stato sconfitto dalla formazione bergamasca che noi abbiamo affrontato inizio mese e abbiamo visto che comunque sta attraversando un ottimo stato di forma. I numeri di Treviglio parlano chiaro, sono a tutti gli effetti una macchina da punti, una squadra che soprattutto in casa, anche se non c'è il fattore campo, è veramente ostica da superare. Verona, dal canto suo, una squadra che con l'arrivo di un veteranissimo della nostra Serie A1 e anche della Serie A2 come Alessandro Ramagli, e ha decisamente un altro spirito, una squadra che è più che viva e lo dimostrano i primi tempi sia a Treviglio sia nella partita precedente in casa contro Piacenza. La PU comunque si presenterà con un roster quasi al completo e soprattutto con alcuni protagonisti ritrovati, su tutti Marco Giuri, che è stato assoluto MVP domenica a Casale. Assolutamente sì, ovviamente le qualità di Marco non devo essere certo io a celebrarle, però la prestazione nell'ultima uscita a Casale credo che abbia dato sia fiducia a lui che se lo merita per la professionalità e l'impegno che ha dimostrato dall'inizio dell'anno, sia fiducia a tutti i compagni perché è fuori discussione che con Marco Giuri così anche chi gli sta attorno sicuramente è più tranquillo.